Carissimi amici, dopo un po' di tempo, eccoci qua con una nuova pillola micologica che avevo annunciato. Avete votato nel sondaggio sul approfondire oggi il genere Suillus e così faremo, insomma, così faremo insieme. Diciamo, sono periodi molto molto impegnativi, ma quando posso, eccomi che sono qui a disposizione vostra. Giacomo Ciabatti, ispettore micologo nazionale. Queste sono piccole pillole di divulgazione, però poi ci sono i corsi dove si possono approfondire tutte le tematiche su tutte le specie, su tutti i generi, insomma, sul mondo dei funghi. Adesso io qui vado a oscurare me stesso per dare spazio al genere di cui parleremo oggi, il genere Suillus. Genere Suillus, che è un genere di boletacee, note, diciamo, popolarmente, volgarmente come pinarini, pinaroli. Insomma, questi sono i principali nomi con cui sono conosciuti. Ovviamente abetini laricini, ma nome abetini è sbagliato perché nessuna o quasi di queste specie, diciamo, fruttifica sotto abete, tranne appunto rare piccole eccezioni. Adesso andiamo a parlare di queste specie. Come riconoscere il genere Suillus? Allora, prima di tutto sono funghi che si associano alle conifere, sempre alle conifere, soprattutto pini e diciamo conifere, quindi piante sempre verdi, tranne l'arice che butta giù, diciamo, le sue aghifoglie. Questa è la prima caratteristica per riconoscerli, quindi l'habitat deve essere quello di aghifoglia. Poi l'altra caratteristica per riconoscerli è che all'interno delle boletacee, cioè funghi costituiti nell'imenoforo da spugne caratterizzate da tubuli e pori, sono ben riconoscibili in quanto la cuticola del cappello in queste specie è sempre viscida, viscosa, umida, a volte appiccicosa, quindi anche a tempo secco, quando completamente bruciati dal sole, si perde questa villosità, questa viscosità, resta una lucentezza dei cappelli, che basta poca acqua per far ritornare viscide, viscose, umide, a volte mucillaginose, le cuticole di queste specie. Tant'è vero che all'interno del genere Suillus è spesso importantissimo andare a rimuovere la cuticola dei capelli, che si può facilmente rimuovere anche con un coltello, prima di consumare le specie, poiché questa cuticola appunto risulta spesso indigesta. E più spesso risulta, diciamo, lassativa, quindi è bene rimuoverla, oltre ad essere sgradevole al gusto. Non esistono specie tossiche all'interno del genere Suillus, quindi questa è una grande, diciamo, notizia, nel senso che all'interno del genere Suillus, boletacee che si abbinano soltanto alle conifere con questa cuticola viscida, viscosa, struttura ovviamente a tubuli e pori e naturalmente partenza dei pori bianca che poi diventa giallina, vedete, bianca iniziale, poi diventa giallina, anche color crema carico, color crema catalana, e poi diventa sull'olivastro a piena maturazione a motivo della sporata in massa. Dicevo, tutte queste specie non esistono specie tossiche, al massimo esistono specie, diciamo, scadenti, sgradevoli o indigeste se consumate, diciamo, anche con la cuticola, o lassative, soprattutto se consumate in avanzato stato di maturazione. Queste sono specie che è bene consumare, soprattutto quando gli esemplari sono freschi, giovani, sodi, come in questo caso, come in questi Suillus luteus. All'interno del genere Suillus possiamo trovare specie prive completamente di anello, ma anche specie, rarità nelle boletacee, con la presenza di un anello come in questo caso infero, un anello invece più simile a una gonnella come nel caso del Suillus luteus. Qui invece abbiamo il Suillus grevilleus, ex Suillus elegans, tipico dei larici, infatti questo è chiamato anche laricino. E poi abbiamo diciamo, un'eccezione, perché l'abete americano di cui sono state, diciamo, popolate le nostre foreste, con una piantumazione di questa specie esotica che non è presente qua,
Sotto abete americano cresce questa specie, Suillus lacei, una specie veramente scadente, io non consiglio di raccogliere, comunque innocua, veramente scadente, mediocre e commestibile del genere Suillus. Quindi possiamo trovare specie come Suillus luteus, caratterizzate da questa cuticola più scura e da questo anello vistoso, sempre ben presente, come in questo caso e come nel Suillus grevillei, come possono esistere specie come questo Suillus granulatus, così come anche il Collinitus e altre specie, che praticamente non presentano granulazioni e non presentano anelli e non presentano altre, diciamo, decorazioni di veli nel gambo. Quindi, genere Suillus. Tutti commestibili, tutti edibili, diciamo Suillus granulatus, Suillus collinitus e Suillus luteus sono sicuramente le specie migliori all'interno di questo, diciamo, di questo genere che conta comunque un buon numero di specie, ma non, diciamo, dalle nostre parti, non un numero poi così consistente. Abbiamo Suillus bellini, Suillus brevipes, Suillus bovinus, Suillus cavipes, ex boletinus cavipes, Suillus collinitus, appunto, granulatus, grevillei, ex elegans, lacei, Suillus mediterraneensis, Suillus placidus, Suillus subiricus, Suillus spraghei, già giusto me ne vengono in mente alcuni. Il Tridentinus, il Suillus variegatus, il Suillus viscidus, altra specie molto pallida che cresce sotto l'arice. Tutte specie commestibili, tutte con colorazione della cuticola dall'arancio al brunicchio fulvo fino al marroncino, a volte sbiaditi fino al bianco, bianco, diciamo, color, diciamo, soia, un bianco brunicchio, quindi color, direi, lo definirei simile al tofu, no? Quel formaggio, diciamo, cinese, come avviene per esempio nel Suillus viscidus, ma normalmente colorazioni tra il giallino, aranciato, fulvo. Tutte specie commestibili, tutte da rimuovere la cuticola prima del consumo, tutte da consumare allo stato giovane, dove ancora diciamo, gli esemplari sono abbastanza carnosi e compatti. È un fungo che si presta anche a essere fritto. Sono, scusate, funghi che si prestano anche a essere fritti. Sinceramente, per me sono specie tutte piuttosto scadenti. Non li consumo, diciamo, spesso, anche perché il rimuovere la cuticola con le mani spesso ti fa macchiare tutte le mani insomma, dei loro contenuti resinoidi, resinosi, che prendono dalle piante con le quali sono in simbiosi. Però, comunque, un fungo simbionte è un fungo. Diciamo il Suillus granulatus, il Suillus collinitus, il Suillus grevillei, il Suillus luteus e tutti gli altri, una serie di specie appartenenti a questo genere Suillus, tutte comunque commestibili. A presto, alla prossima, e io adesso vi saluto un attimino così rapidamente. Scusate, ma sono periodi molto intensi e anche impegnativi con i corsi degli iscritti. Ci vediamo la prossima volta. Ciao, a presto da Giacomo Jack, ispettore micologo nazionale. Ciao a tutti.